pieno hard rock anni 70 a Waystar, qui in diretta dal vostro Max, che vi racconterà un pochettino degli anni 70 con due grandi band seminali che hanno dato vita al nostro genere, primi genio dell'hard and heavy, ovvero Led Zeppelin, che ascolteremo in un'altra più là, e i Deep Purple, che hanno cambiato 100.000 formazioni, comunque questa è la migliore, è la formazione MK2. Yanghira alla voce, Richie Blackmore alla chitarra, Roger Glover al basso, John Lord alle tastiere e organo Hammond, e alla batteria Ian Pace. Questa è la versione remix del 1997. Grande Paolo in diretta. Grande Gloria! Grande Richie Blackmore! Con testa di cazzo, però! Grande artista! Ciao, ciao Gloria! Saluto alla nostra banda. Ragazzi, una vera buonasera a tutti e siete qui con me in questa diretta Facebook. Blackmore number one. Beh sì, per gli anni 70 diciamo che era un pochettino il miglior chitarrista dell'epoca, sicuramente. Poi è stato superato, tra virgolette, ovviamente, con gli, cioè il virtuosismo chitarristico è andato avanti in tanti stili diversi. Diciamo, quello Blackmore, diciamo che si può classificare come uno stile neoclassico, insomma, negli assoli. Poi è venuto Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Satriani, che ne so, anche il chitarrista Richie Kozen, e così via, insomma. Quindi, tanto per più importanti, insomma, Robert Fripp per quanto riguarda il progressive, ce lo citerei, lo stesso, che ne so, anche il chitarrista degli Yes, insomma, non è male, insomma, Steve Howe, vabbè, insomma, ma l'ha imbalsamato il gatto, sì, il gatto è un effetto speciale, così, che sta là, come se avesse preso una scossa di, un po' il gattino di Rob Halford, dai, lui è fissato per i gatti, ho trovato sta sorta di filtrino che mi piaceva tanto. Un saluto anche a Bianca,
Bianca, come sta in Sicilia? Ma sempre il maltempo. Qua a Roma fa freddo, ma non piove. Speriamo che sia tutto bene. Allora, ragazzi, cominciamo a parlare un pochettino. Perché parlare degli anni 70 dopo aver parlato degli anni 80 e tutti i generi? Perché arrivato nel 1992 parto per la leva. Vado di naja ai vigili del fuoco. E che cazzo c'entra con i Purple e le Zeppi? Vabbè, un attimo, fatemi spiegare. Insomma, nel 92-93 un certo tipo di metal comincia un lento ma costante declino, almeno nelle vendite. Non è come adesso che uno può ascoltare il genere che gli pare, basta che clicca, scusate se sarò ripetitivo, petulante, rognoso, con i vari, che ne so, insomma, ecco, Spotify e così via, YouTube, insomma, e altri portali che ormai la musica si fruisce coi click, insomma, una volta non era così. Quindi, se volevi un pochettino esplorare, dovevi impegnarti e impegnare pure un po' dei soldini, però si poteva risparmiare perché esistevano dei negozi che affittavano i CD. Sì, oggi è uscito il sole. Ok, per fare anche qua a Roma fa abbastanza freddo e ha nevicato. Salutiamo anche i miei parenti in Abruzzo, Silvano Di Geronimo. So, ho visto la webcam. Interrompo un secondo e ha nevicato al paese. Vabbè, insomma, dai, mo se va via, mo torna il sole. Dai, dai, che si scioglie tutto. Insomma, niente, quindi continuo, insomma, dicendovi che un certo tipo di hard heavy cominciava un lento declino dal punto di vista delle vendite e anche del seguito per dare spazio al movimento grunge dominato all'epoca dai Nirvana, dai Alice in Chains, da altri gruppi di Seattle, fra cui Soundgarden, che ne so, anche i Pearl Jam, vabbè, insomma, che ne so, anche i Red Hot Chili Peppers, anche se loro sono un po' trasversali, non so, grunge, venivano dal funky che poi hanno virato verso un hard rock, funky, insomma, una cosa un po' particolare. Insomma, ci sono anche loro, non so, volendo, però non sono grunge. E niente, vi ho detto, è più importante, io poi non sono esperto in musica grunge, quindi vi ho detto veramente i seminali, cioè Nirvana li conoscono anche i gatti, anche il gatto questo qua lo conosce. Quindi col loro album più famoso che è Nevermind, poi hanno fatto precedentemente Bleach e il successivo Inutile, e poi come sappiamo tutti a 27 anni è morto suicida o presunto tale, e qua è una delle tante morte misteriose di cui ho comprato un libro a tal riguardo, che un giorno vi farò vedere sulle morte misteriose nel rock e nella musica in generale, anche nel passato, anche nel 1800, cominciando pure da Paganini, insomma. E quindi in questo periodo qua il grunge domina la scena e il metal viene un po' relegato in secondo piano, anche perché i Judas Priest annunciano il loro momentaneo congelamento o comunque ritiro. Per 9 anni Rob Halford non sarà la guida di Judas Priest. Gli Iron Maiden anche loro affrontano il loro periodo di crisi, con Bruce Dickinson sempre più intenzionato di malavoglia a cantare con gli Iron Maiden, finché nel 93 decide di fare un tour, l'ultimo tour con gli Iron Maiden, portando avanti l'album, cioè il tour The Fear of the Dark, continuando anche nell'album successivo, uscendo poi con due album live che sono Real Dead Live 1, che poi sono stati riuniti, in realtà sono usciti singolarmente e poi sono stati riuniti in un doppio CD. Quindi, facendo questa grande premessa, che cosa faccio io? Vado a esplorare un pochettino e a cercare di capire da dove nascono certe band, quali sono le band seminali importate che importanti che poi ci hanno portato, scusate il gioco di parole, da cui poi sono nate in un certo senso le band ottantiane. E le migliori in assoluto quali potevano essere? Le Zeppelin e Deep Purple. E in parte anche Black Sabbath. Se vogliamo i Black Sabbath poi li mettiamo da un'altra parte, forse in un'altra puntata, ma mi devo documentare molto bene perché i Black Sabbath non sono così ferrato come queste due band, insomma. Comunque, se vogliamo possiamo anche parlare di Black Sabbath. C'è anche Matteo Reginald che è dalla Campania, vedo che un po' da tutte le regioni mi seguono. Siamo tutti a casa, ragazzi, sì, lo so, che vogliamo fare? E quindi, per questo motivo qua, mi sono detto, facendo il militare, che faccio? Non c'ho niente da fare, faccio il militare, come diceva Vasco, per quello che ho da fare, faccio il militare, e quindi, nei momenti liberi, ho cominciato a comprarmi un libro dei testi del Zeppelin, affittarmi un po' di CD del Zeppelin facendo il tape trading, che all'epoca, e poi per questo motivo qua, solo successivamente, ho comprato qualche cosa loro, sia dei Deep Purple che delle Zeppelin. Quindi, vi parlerò di queste due band per dirvi che nascono entrambe più o meno addirittura a fine degli anni 60. Partiamo prima con le Zeppelin. I Led Zeppelin, addirittura, il mastermind, che poi, ma anche loro sono quattro, cioè sono quattro grandi menti, ma in realtà il creatore delle Zeppelin è Jimmy Page, che già ha partecipato come session man per altre band degli anni 60, tra cui i Yardbirds. Però a un certo punto gli Yardbirds si sciolgono e decide di
voler creare una nuova band con Robert Plant 19enne, con un John Bonham anche lui, se non 19enne, poco più grande, e in realtà un John Paul Jones che già faceva comunque il produttore, si interessava di musica già in maniera molto più professionale rispetto agli altri due che erano proprio underground. E così nel 68, assoldata questa band di fenomenale, di cui un Robert Plant con una voce stellare, dai riccioli biondi, dalla capacità teatrale che faceva stendere tutte le gruppi sotto il palco, nascono i New York Bears. Successivamente poi modificano il nome, fanno un tour come New York Bears in Svezia, e poi dopo nascono i Led Zeppelin. Pure qua ci sono diverse teorie, pare che gli abbia suggerito il batterista degli Who, però comunque. Zeppelin, non è, lo Zeppelin è il dirigibile dell'ingegner Zeppelin, i famosi dirigibili che dovevano portare la gente a volare, poi sono stati preferiti gli aeroplani perché facilmente si incendiavano e provocavano delle grandissime stragi quando atterravano, perché invece di avere l'elio, che ovviamente aveva un costo maggiore, erano riempiti di idrogeno. Ne sa qualcosa la nostra Gloria, se è ancora online. E ovviamente l'idrogeno, se non è isolato molto bene, facilmente si infiamma e dà reazioni di esplosione e di combustione. E per questo motivo qua poi sono stati abbandonati per i voli di linea e per i voli, e sono rimaste solamente decorative. Ogni tanto, non so se qualcuno si ricorda la Goodyear, io mi ricordo la ragazzino che passava sopra i cieli, il dirigibile della Goodyear, ma comunque la Goodyear è la casa dei pneumatici, insomma, l'industria dei pneumatici che si pubblicizzava con questo sorta di Zeppelin, ma me lo ricordo veramente molto, ma adesso non l'ho visto più, veramente, me lo ricordo come un sogno da bambino. E per farla breve, prendendo questo nome, pubblicano nel 69 un album omonimo, di cui presto sentiamo la canzone proprio tratta da questo album, di cui ne sentirete una. Poi vabbè, la famosa Stairway to Heaven, sinceramente non mi va di metterla, dura 8 minuti, la dovrebbero conoscere tutti. Voglio far sentire una canzone di Led Zeppelin 1 per dirvi come erano straordinari, romantici, blueseggianti, e tutto questo purpurì, prendendo le tradizioni blues che permettevano all'epoca, che non erano così legate al, come posso dire, ai diritti d'autore. Qua ne ha approfittato Jimmy Page, un gran marpione, quindi siccome queste canzoni erano considerate tradizionali, non erano protette, lui ha preso ispirazione dal blues e dai blues tradizionali per poi farci l'hard rock blues. Poi successivamente Willie Dixon si è incazzato e qualche un altro ha dovuto un po' cedere, però nonostante tutto, pur essendo stati accusati di plagio e recentemente hanno anche vinto la causa, molto recentemente su Stairway to Heaven, ma che non c'entra niente col blues, in questo caso qua, alla fine hanno ceduto i diritti mettendo Dixon in qualche canzone. Questo tanto per dirvi una curiosità sulle prime due album delle Zeppe, che risentono di cover, sinceramente messe proprio come cover con l'autore, e alcune cover che loro hanno omaggiato, blues, che hanno rimescolato, hanno riqualificato, insomma, mettiamo così, in chiave hard rock blues. Vi faccio sentire Baby, I'm Gonna Leave You. Sorpresona, ci avete creduto! Ma ci avrete creduto! Invece no! Ascoltate Stairway to Heaven. Intanto ci chiacchiero un po' sopra, scusatemi se mi permetto di chiacchierare sull'intro, ma perché sennò dopo mi viene cancellata per i problemi di diritti d'autore, quindi un po' ci chiacchiero, perdonatemi, tanto la potete sentire tranquillamente bene come volete, ci sta in tutte le salse, basta un click, insomma, come si dice. Vi presento nel frattempo The Early Days, che è una raccolta che riguarda i primi quattro album delle Zeppelin, che consiglio vivamente a tutti che non hanno un approccio o non hanno voglia di avere i quattro dischi singoli, che sono Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, e il quarto in realtà non ha un titolo perché è rappresentato da delle simbologie, da dei simboli che traggono ispirazione
non lo so, mi ricordo di aver letto, insomma, comunque lo so, fantasy o comunque legati alle rune, per esempio simboli nordici di mitologia norrena o comunque esoterica, insomma, esoterica norrena, mettiamola così, soprattutto per quanto riguarda la passione che aveva Jimmy Page per Aleister Crowley, il famoso mago occultista. E quindi ognuno prende semplicemente, ne so, Bonham mette una piuma d'uccello e quello effettivamente c'ha poco d'esoterico. Però per quanto riguarda il simbolo che poi volgarmente è stato definito zoso, in realtà è qualcosa di esoterico e quello è legato a Jimmy Page. E poi ce ne abbiamo un'altra e due che sinceramente mi ricordo un po' di meno. Comunque sono presenti nella copertina dell'uomo dei tarocchi, dell'uomo che trasporta, dell'omino che sembra quasi un gnomo, che trasporta i carichi di legna. Copertina veramente assurda, un po' come la mucca per i Pink Floyd, insomma, per quanto riguarda Atom Heart Mother. E per questo motivo qua il quarto album in realtà non ha un titolo vero e proprio, se vogliamo chiamiamolo quarto, se no chiamiamolo Led Zeppelin senza titolo. Adesso l'ascoltate un po' di più, ho parlato, quindi non ci sono problemi di copyright. Stefano è il greatest hits dei primi quattro album, The Early Days, e poi il successivo si chiama The Later Days e sono degli anni 90. Poi è stato fatta un altro compilation, sono state fatte tante di compilation sinceramente, questa è una delle due, più ci sono i remasters dei Complete Works, poi c'è sta un'altra compilation più recente anche degli anni 2000. E poi c'è sta anche il concerto che è Celebration Day, che è l'ultimo concerto del 2007, dove la batteria siede il figlio di John Bonham, Jason Bonham. Masters, che è un'altra che riguarda tutta la loro carriera. Questa contiene qualche chicca in più perché sono prende altre canzoni, un po' diversa. Però vabbè, sostanzialmente l'80% fa Remasters e queste due siamo là su come numero di canzoni. Naturalmente, per capire Led Zeppelin, anch'io comprai, come ho fatto per i Queen, il libro della collana dell'Arcana che andava all'epoca con tutti i testi di Led Zeppelin, ritrovabili, questi ormai ovviamente fuori catalogo. Jimmy.
questa canzone a 49 anni, ragazzi, cioè, solo a dirlo mi sento male. Vabbè, cosa si può aggiungere su 8 minuti di goduria esistenziale, diciamo, che si esplica alla massima potenza, cioè non ci sono parole per definire questa sorta di ballad acustico-elettronica, qualcosa che poi dal vivo difficilmente si riesce a ricreare. Ho visto anche gli stessi Zeppelin, anche se ha una chitarra più bracci, una semiacustica, un'elettrica, Jimmy Page dal vivo per fare gli arpeggi e poi passa all'elettrica, insomma. Però sinceramente nello studio, questo particolare studio dove hanno registrato, è difficilmente riproponibile nell'atmosfera, nel modo fiabesco come inizia. Beh, addirittura ci sembra che ci sia inciso una sorta di flauto all'inizio che non verrà mai messo in opera dal vivo, anche perché non so chi... sembra che sia veramente un flauto, poi non lo so, perché ovviamente il libricino dell'epoca non c'aveva nulla, praticamente, cioè, era molto così scarno, talmente scarno che non c'erano né testi, cioè, anzi no, c'era il testo solo di Stairway to Heaven, se ben mi ricordo, c'era solo il testo suo nell'originale, le altre canzoni non c'erano. E poi ovviamente c'era sta sorta di simboli per ogni componente della band, insomma era molto particolare, molto così, si potevano permettere il lusso di ma l'hanno fatto comunque già Pink Floyd, quindi non è che sono stati i primi a fare le copertine completamente anonime, particolari, da decifrare, queste cose qua, insomma. Stessi Beatles, penso col White Album, non so se c'era scritto Beatles da qualche parte, mi sa di no, quindi... Su qua non è che siamo al massimo dell'originalità, anche se poi c'è il tarocco, c'è stato tutte queste cose qua, i simboli esoterici, però effettivamente le notizie erano piuttosto scarne, comando, e poi dopo i vari, diciamo, biografi hanno detto un po' di più su qua. Addirittura la batteria nell'ultima canzone, When the Leaves Breaks, è stata messa dentro una particolare sala per creare tutte le... perché è tutto analogico, ovviamente non esisteva nulla di digitale nel 1971, quindi così si... C'erano le sovraincisioni, cioè c'erano già, che l'avevano già sperimentato i Beatles ovviamente, però si doveva creare tutto in maniera analogica, e quindi per creare determinati suoni la batteria fu rinchiusa in determinata stanza che aveva degli echi particolari che poi sono difficilmente riproducibili, diciamo, dal vivo, insomma. Se non ovviamente quei campionamenti, ma la lasciamo perdere, un conto la batteria suona da live, un conto che io prendo i campionamenti, come fanno i Depeche Mode, che sono stati maestri all'epoca. Addirittura ci stava Alan Wilder che andava in giro a prendere i suoni tecnologici industriali per poi rimetterli nelle canzoni dei Depeche Mode, tanto per citare qualcosa di particolare, insomma, ho citato i Depeche Mode, insomma, e penso che ci stanno abbastanza bene, insomma, per quanto riguarda il discorso dei synth. Spegniamo perché fa un pochettino di riverbero. E allora niente, ragazzi, quindi vado avanti dicendovi che allora i primi 4 album ve li ho citati, per poi arrivare al 5° album delle Zeppelin, che è Houses of the Holy, e qua comincia a esserci una copertina pure abbastanza particolare, quella che è dello stesso autore della Hypnosis, che c'è quello che c'è il nome impronunciabile, comunque il team della Hypnosis, e ci sono tutti questi bambini nudi che salgono sopra una piramide, questi bambini, bambine, insomma, di entrambi i sessi, tutti seminudi, eppure questa fu una copertina molto particolare, senza accenni a scritte, le Zeppelin, quello, quell'altro, anche qua,
molto particolare, però già il suono si vira verso un certo prog soft o comunque lascia perdere un po' il blues per evolversi verso un hard rock moderno, con le tastiere sempre più in evidenza di John Paul Jones. Allora, io vi faccio vedere esattamente cosa ho io di originale dei Led Zeppelin. Ho una maxi raccolta perché nel 2015, come mi sono documentato su Wiki, sono state ristampate, rimasterizzate con la qualità degli anni 2010 i singoli CD e comunque anche riproposti, rimasterizzati così come hanno fatto gli Iron Maiden. Però invece negli anni 90 e negli anni 2000 si preferiva fare dei best of a cofanetto, anche completi, anche con tutte le canzoni, mischiandole un pochettino cronologicamente, non seguendo anche una logica cronologica. E comunque preferiva Jimmy Page riprendere il vecchio materiale degli anni 70 e farci, forse perché gli conveniva commercialmente o comunque non si potevano rimasterizzare come diceva lui perché era un perfezionista. Insomma, per farla breve, abbiamo per l'Europa i remasters. E per quanto riguarda invece l'America, abbiamo tutte le canzoni, mentre Remastered era ovviamente un best of, anche se molto ricco, in due col dirigibile disegnato sul grano, non so, come gli anelli, quelle cose misteriose, che poi misteriose non so che ne fa l'uomo. Era disegnato un dirigibile, insomma, veniva tagliato il grano e poi veniva una forma di dirigibile sul grano. Vabbè, molto carino pure quello. Qua invece abbiamo delle copertine molto particolari, così fantasy, sognanti, molto, diciamo di sì, insomma, ecco, non c'hanno artistiche. E ve le faccio vedere. Questa è il cofanetto è composto da 4 CD. Il primo ha questa copertina qua che si rifà un pochettino al simbolo esoterico, uno dei 4 simboli esoterici del Zeppelin IV. Anche qui la copertina è abbastanza mistica, sembra comunque una sorta di meridiana. Di meridiana abbastanza confusa, insomma, dalle ombre, insomma, comunque una meridiana. Qua abbiamo addirittura una pteridofita, cioè praticamente una felce acquatica. E qua abbiamo un paesaggio al tramonto, sempre con qualcosa di mistico disegnato sulla sabbia. E, insomma, ecco, sì. Diciamo molto molto particolari. Non so se anche queste copertine qua, non mi sono documentato, fanno parte sempre della casa discografica, cioè il cofanetto della casa discografica dell'Atlantic. E sinceramente c'è un riflesso, ovviamente, che non mi fa vedere bene. Vabbè, insomma, ecco, c'è il riflesso, vabbè, non ci posso fare niente. Si vede sempre. Vabbè, insomma, comunque, perdonatemi per i riflessi, non riesco. Forse giro un po' così, forse ci stanno un po' di meno. Vabbè. Insomma, per farla breve, io ho il cofanetto che raccoglie più o meno il 90% della discografia perché poi ce ne sono altre due, perché ovviamente i Zeppelin nelle loro produzioni, dopo la morte di Bono nel 1980, avevo ancora 15-20 canzoni diciamo, non edite, oppure scartate nella session dell'ultimo album, In the Through the Hot Door, che è l'unico album inciso in Svezia, i Polaris Studios, dove di proprietà degli ABBA. Addirittura, e nel 79, e quindi i tre scarti da questo album qua, più altre canzoni sparse o uscite come singolo, hanno fatto l'album Coda, che è Coda dell'82. Ho fatto un po' il salto temporale, e di cui poi hanno raccolto qualche altra cosa. Insomma, hanno fatto altri due CD, ma io non ce l'ho, che sono il quinto e il sesto, insomma. C'è l'opera Omnia, non divisa per album, ma messa sotto forma di cofanetto con queste copertine qua. Poi successivamente, un po' per la fama che è stata riaccesa con l'ultimo loro grandissimo concerto, che ha avuto addirittura pare 10 milioni di prenotazioni per quanto riguarda l'avvenimento, che poi dopo uno fa il sorteggio, che poi ne è nato anche un film, ne è nato anche un CD live che si chiama Celebration Day, il concerto del 2007, il film, il DVD e il CD sono del 2012, quindi è uscito anche dopo 5 anni a sorpresa. Nel 2015 Jimmy Page ha deciso di rimasterizzare ogni singolo album, ogni singolo lavoro, per poi darlo, insomma, tanto lui vende, non c'ha problemi, e quindi ha deciso di fare questa cosa qua, come hanno fatto gli stessi Iron Maiden, e il vinile ha ripreso piede nel frattempo, e quindi ci sono anche delle confezioni deluxe del vinile, delle zeppe di ogni singolo album, hanno fatti 10, mi sembra, se non sbaglio, insomma. Comunque,
Che cosa posso parlarvi ancora di più delle Zeppelin? Tanto per concludere, questo è uscito nel All the West, sì, All the West Was Won. Era un triplo CD dal vivo che io in qualche maniera sono riuscito a mettere in due CD. Dice, come hai fatto? Vabbè, scaricando gli MP3 coi Mule me lo so fatto. Sinceramente, questo è un tarocco, però è un tarocco che è venuto abbastanza bene, di verità, insomma, non mi posso lamentare. E poi è stato ristampato successivamente, è stato rimasterizzato, rifinito, rifatto anche in vinile. All'epoca non uscì in vinile, uscì solamente in CD. E probabilmente è il miglior. Sono due serate messe insieme, un po' come hanno fatto Iron Maiden per Live After Death, quindi non è un'unica serata, a Los Angeles. Infatti l'intro è Hell Hath Drone, che dura solo 14 secondi, uno pensa. In realtà le canzoni sono appena 18, ma bisogna considerare che, come gli stessi Deep Purple, di cui ne parlerò in seguito, che durano molto veloce, Deep Purple, purtroppo qua non gliela faccio. I Led Zeppelin dal vivo, due grandissime canzoni facevano durare tipo Vola Vola Love e Dazed e Confused, che sono rispettivamente del secondo e del primo album. Ci mettevano in mezzo, facevano una sorta di mega mix e ci buttavano mezzo intermezzi anche di canzoni loro, altre canzoni o di altri generi. Facevano durare tipo 20 minuti, 25 minuti. Quindi in realtà noi abbiamo solamente 17 brani, ma in realtà il concerto era di 2 ore e mezza, insomma. Non perché siano come Dream Theater, in realtà loro erano molta più improvvisazione dal vivo. Poi, ovviamente, in studio le canzoni durano 5 minuti e Dazed e Confused ne dura 7. Comunque, considerando che sono brani del 1969-1970, erano avanti 20 anni alle canzonette che si ascoltavano in Italia, ma cioè, i Led Zeppelin veramente sono qualcosa di profondamente sperimentale e ardito per quanto riguarda il periodo. Sono i padri fondatori di un genere, c'è poco da fare. Che poi dopo hanno virato non nel prog, però hanno fatto cose più sperimentali. T'ho detto, dopo i primi 4 album ci abbiamo House of the Holy, Physical Graffiti, che è un doppio album, e poi abbiamo Presence. Ma già da Presence si vede il declino del 1976, se non erro, e si vede un po' il declino, un po' dovuto al fatto che dei problemi di salute che ha avuto. Sì, che ha avuto l'incidente stradale Robert Plant, era rimasto parzialmente paralizzato e quindi dopo Presence si è dovuto prendere una pausa. Mi sa che neanche se riuscì a fare il tour di Presence, se ben mi ricordo, o comunque poche date, perché ebbe un incidente e più ci fu la morte del piccolo figlio di Robert Plant a soli 4 anni per una fortissima colica, indigestione, insomma, si è capito, è morto a 4 anni sto ragazzino, insomma, un bel dramma, non morto per incidente, ma morto per malattia, non c'era il coronavirus, scusate la battuta, ma siamo in questo periodo, non era un coronavirus, probabilmente, però poteva accadere, insomma, con tutti sti tarocchi, chi ce mossi la siete viene a trovare a casa. No, vabbè, dai, insomma, ormai sono scaduti in prescrizione, c'hanno 15 anni, ma che me vanno fa, dai, oh, eh. Poi adesso, ma chi li fa più i tarocchi? Non conviene più? Metti Spotify e ti ascolti la musica, Stefano, c'è poco da fa. Chi è che tarocca più? Non conviene più, no? Stiamo tutti col cellulare in mano e se sentiamo la musica. Ecco, molti artisti staranno con le pezze al culo, perché ovviamente non possono più suonare dal vivo. Non dico i grandi nomi che non hanno problemi con le loro royalties, scusate, mo faccio il momento politico della situazione. Però artisti di medio livello che gli togli la possibilità di suonare dal vivo, gli togli la possibilità di poter vendere il loro merchandising, anche se in parte lo possono vendere uguale, comunque tramite i canali internet, però l'economia va a puttane, soprattutto per gli artisti, no? Diciamocelo chiaro, io non sto a parlare di quelli che vabbè, di quelli, i nomi più grandi, lo stesso Plant, Page, e John Paul Jones, questi qua non c'hanno problemi, io parlo di quelli che vogliono emergere, dei giovani che adesso per farsi le ossa devono solamente o le pennette o essi in massima, sì. E si devono fare ossa e campano dei concerti. Cioè, chi vuole adesso vuole campare di musica, deve suonare, deve andare in giro, c'è poco da fare. Non puoi campare stando in uno studio, a meno che sei un tipo come, che ne so, Ariel Lucassen. Vabbè, ma quello è un genio a parte in Olanda e
solamente ultimamente su forti pressioni è riuscito a portare in giro un suo album progressive con tutti i cantanti che ci aveva, insomma, quasi, però vabbè, sono casi unici. E poi chi lo conosce, Ariel Lucassen, diciamo, lo conosco in pochi, insomma, è un fenomeno molto legato all'Olanda e per grandi amatori, insomma, del prog, insomma, ecco, sono partito con Ariel Lucassen, non so come ci sono arrivato, vabbè, scusate. Allora, ragazzi, per quanto riguarda i Led Zeppelin, ho concluso dicendovi che il gruppo muore, cioè finisce definitivamente, finisco. Mi sa che dei Deep Purple non ne parlo quasi per niente, perdonatemi, ma vabbè, perdonatemi, mi faccio prendere troppo dalla chiacchiera. Vabbè, comunque, finisco esattamente nel 1980 con la morte di John Bonham, dovuto a un po' come morì Jimi Hendrix, insomma, ubriaco perso, non so quanti vodka si era fatto, e lo trovarono morto nella stanza d'albergo, e il gruppo dopo pochi giorni annunciò la fine. Anche se poi ci sono state diverse reunion, fra le più famose quella al Live Aid, e l'ultima del 2007, sempre con dietro alle pelli Jason Bonham, tranne al Live Aid, che poi fece una pessima esibizione comunque con Phil Collins. E poi successivamente mi sale un'altra due o tre volte massimo, di cui la più famosa è quella del 2007. Poi dopo il 2007, varie voci di corridoio di qua, di là, hanno portato avanti Lucas in patrimonio dell'umanità. Eh sì, vero, per quanto riguarda il suo genio creativo, sì, però effettivamente è un genio creativo di nicchia, tocca riconoscerlo. Ah, per carità, non lo discuto, però ovviamente fa musica non così popolare, insomma, ecco. E sono d'accordo con te comunque, Gloria, sinceramente. E concordo con Gloria, mi sto godendo il nuovo DD in questi giorni. Vabbè, grande Paolo, beato a te. No, i Deep Purple sono il Max, scusa il giochino di parole. Vabbè, insomma, poi ognuno dei gusti, Bustos, ovviamente. Qua la diatriba si farebbe lunga, cioè, come parlate dei Rolling Stones e dei Beatles, insomma, cioè, ognuno c'ha la sua, ognuno c'ha i suoi gusti, capisco, ti comprendo comunque, Maurizio, vabbè. Io vado avanti un pochettino ovviamente con i Deep Purple, dicendovi sono al volo, che insomma, trascuro il CD. Allora, cosa posso dirvi di Deep Purple? Altra band eccezionale, seminale, unica, particolare, però costruita a tavolino. Questa è la cosa importante da sottolineare, che i Deep Purple non sono nati per volontà di un membro o come compagni di scuola, come Rolling Stones, che Mick Jagger e Keith Richards andavano a scuola insieme, che ne so, i Beatles la stessa cosa, no. I Deep Purple erano tutti dei grandissimi solisti in band underground che avevano successo, i discografici dell'epoca, e ci videro lungo, e li riunirono insieme, e per questo motivo qua che poi i Deep Purple hanno avuto sempre delle formazioni, tranne la MK2, che quella che ha fatto più dischi, molto probabilmente. No, vabbè, c'è anche l'ultima, però ormai non stanno più sull'onda, insomma, forse anche l'ultima, la MK7 o 8, non mi ricordo. E quindi sono stati fatti a tavolino. La prima formazione fra i primi 2-3 album non fa un rock abbastanza, diciamo, canonico per l'epoca, per fine degli anni 60. Arriviamo alla vera svolta rock dei Deep Purple, infatti si chiama Deep Purple Rock. In questo caso qua, volevo avere, vi dico che era veramente particolare, ci fu la Anniversary Edition del 25esimo. Questo è un jewel case unico, io non l'ho visto da nessuna parte, dove sono state stampate le firme, oltre alla copertina tradizionale con i cinque volti, dei cinque volti che sostituiscono quelli dei presidenti del Monte Rushmore, quei famosi cinque presidenti, non mi dite che sono questi presidenti degli USA, che non mi ricordo. Però questo jewel case ha le firme in calco, proprio stampate, proprio bello bello bello, sopra il jewel case. È un solo disco, ci sono degli intermezzi, dei demo e degli intermezzi, e la B-side famosissima, che non fu inclusa all'inizio, mantenuta solamente come singolo, che è Black Knight. Vabbè, che dire, qua ci sono dei pezzi storici, mi devo togliere un attimino gli occhiali scuri che non ci vedo. Che so, Speed King, ovviamente, Black Knight, già ve l'ho detta, Child in Time, ovviamente, Child in Time, 10 minuti di orgasmo sonoro, infatti dal vivo non la può fare più Yanghila, ma chissà, forse ho 30 anni che non la canta più, perché ovviamente con quegli acuti, se li farebbe come l'ha fatti sul disco, non avrebbe più la voce per 15 giorni. Comunque, lo consiglio ampiamente, se riuscite a trovare questa versione, penso che sia introvabile adesso,
perché in edizione speciale ci tengo molto. Se è leggermente rovinato un po' il Jewel, comunque retto. Poi non poteva mancare Made in Japan, il live per eccellenza, il live per antonomasia degli anni 70, Made in Japan. In questa versione qua abbiamo anche tre bonus track, così come ho detto per le Zeppelin, anche Deep Purple dal vivo. Dal vivo on stage le loro canzoni duravano molto di più rispetto a quelle incise sul disco. Però, mentre nel caso dei Zeppelin ci mettevano in mezzo nel calderone di quelle due canzoni che vi ho detto precedentemente, ci mettevano in mezzo altre canzoni, qua in realtà sono loro che fanno degli assoli di tastiera, di assoli di chitarra, sia di Blackmore che di Lord, fanno un pochettino botta e risposta e allungano notevolmente la canzone fino a 20 minuti, ma non è che mettono in mezzo una sorta di medley con altri pezzi. È la stessa canzone che viene allungata ad libitum, come si dice ad libitum, scusate, i musicisti lo sanno dire meglio, e quindi l'originale dura 5 minuti, loro fanno dura 15 perché l'assolo di chitarra dura 10 minuti, vabbè, insomma era molto tipico negli anni 70, nei live, fa queste cose qua, si è persa un pochettino e quindi sì, capolavoro, capolavoro, e il live per antonomasia, il primo vero live registrato con cura e con perizia. Veramente, non un bootleg, veramente si sente benissimo. Lo consiglio a tutti per quelli che vogliono sentire i Deep Purple, le loro capacità tecniche, dei loro virtuosismi. È eccellente, insomma. Non ci sono tante canzoni perché all'epoca ovviamente furono costretti a farne solamente di uno, addirittura sono solo 7 pezzi, ma perché alcune durano 15 minuti, 20 minuti, quindi ovviamente dovevo arrivare al massimo a 50, quindi ce ne stanno solamente 50 minuti, può avere un 33 giri se non sbaglio, proprio massimo, quindi se abbiamo solo 7 brani. Però nella riedizione successiva su CD, quella che ho io, ci sono un secondo CD con altre tre canzoni che erano i bis dell'epoca, che sono Black Knight, Speed King e Lucille, che si riferisce un po' a B.B. King, perché B.B. King chiamò la chitarra blues Lucille e penso che sia quello il riferimento, insomma, una strumentale blues. Poi arriviamo a un altro mio disco. Devo andare veloce, veramente in 5 minuti concludo. Un altro mio disco molto bello che raccoglie tutti i singoli, The Single A's e B's, perché anche lato B dei 45 giri 7 pollici è una raccolta di tutti i singoli degli anni 70 che arrivano fino a Love Child, fino alle ultime 4 che sono cantate da David Coverdale, che sono Majesty Your Life, You Keep On Moving e Love Child. In realtà Coroneas Reading è una strumentale e fanno parte del periodo Glenn Hughes, David Coverdale, perché i Deep Purple, non lo so, qua sarebbe da fare, dovevo fare una puntata per ognuno e per l'altro, sinceramente pensavo di poter essere conciso, ma difficilmente fra saluti quello e quell'altro, insomma. E quindi si parte con la prima formazione con Ash, One More Rainy Day, Kentucky Woman e Maretta, fino poi all'esplosione con The Speed King, Black Knight, Strange Kind of Woman, Furball, Demon's Eye, Never Before, e la balladona strappalacrime When a Blind Man Cries, Smoke on the Water, Black Knight Live. Insomma, c'è l'essenza di Deep Purple settantiani qua dentro. Concludo il tutto, non vi parlo dell'unico disco solista di Robert Plant, ve lo risparmio perché sono già le 7. E i Deep Purple sono esistiti con la formazione MK5, se non sbaglio, quindi con David Coverdale alla voce, Glover già se n'è andato e Blackburn addirittura se ne andò già nel 75. Ci fu Tommy Bolin. Tommy Bolin fece l'album, se ben mi ricordo, Come Tust the Band, quello che c'è stato l'aperitivo, il calicetto, insomma, il calicetto dove loro c'è un fotomontaggio con questa sorta di calice. E un album funky, che è un album funky, scusate, bevo un attimo. Come Tust the Band è un album funky, che non ha niente a che fare con l'hard rock della precedente formazione, tanto che alla fine rimane Ian Paice e John Lord addirittura, solamente loro due. E abbiamo alla voce un cover dell'ispiratissimo, ma sinceramente abbiamo poco a che fare con i Deep Purple che si conoscono, insomma, infatti non lo consiglio, sinceramente, può anche piacere, dicono che è un album. Poi Tommy Boni comunque era ero in nomina all'epoca e durò veramente poco. Morì successivamente di rovina, lo trovarono morto per overdose.
Quindi a questo punto la band si separa nel 76, se non sbaglio, 75-76, perché l'album 75, non so se arrivano al 77, forse perché ci sta una sorta, c'è cioè un altro album live meno famoso che si chiama Made in Europe. Questo perché ve lo dico, per presentarvi l'ultima cosa e poi chiudiamo, per presentarvi l'ultimo lavoro, il primo lavoro ottantiano della Reunion, della prima Reunion, diciamo così, con la Mac, MK2 dei Deep Purple. Ovviamente, che è Perfect Strangers è del 1984. I Deep Purple, venuti a sapere che i primi due membri, che poi furono sostituiti da Glover e da Ian Gillan, quindi vabbè, hanno formato una sorta di band sfruttando il nome Deep Purple. Allora l'occasione fu quella di riprendersi un pochettino, e anche perché comunque Coverdale non poteva riprendere in mano la situazione. Contattarono, riuscirono a riappacificare almeno momentaneamente, perché poi sono state tutte riappacificazioni momentanee, soprattutto Blackmore con Ian Gillan, che erano loro due che litigavano sempre, e fecero questo grande capolavoro ottantiano, un hard rock, diciamo un po' nostalgico, però con classici. Sono dei pezzi, dei pezzoni che fanno attualmente, hanno portato dal vivo anche negli anni 2000, che non mancano quasi mai, che sono Knocking at Your Back Door, e anche la stessa Western Sunset, che io ho avuto la possibilità di ascoltare dal vivo, che è una balladona veramente, veramente proprio, come posso dire, la pelle d'oca e basta. Quindi Western Sunset, per chi ama le ballate rock, Western Sunset, vabbè, la consiglio. E poi c'è attualmente l'omonima Perfect Strangers. Quindi è un lavoro che sono 4-5 pezzi, anche la stessa Angry Days, Gypsy Kiss, pure molto carina. È un bellissimo, forse il migliore degli anni 80, perché poi successivamente, con un album successivo che fu The House of Blue Night, non mi ricordo, vabbè, insomma, comunque non è importante, perché quell'album là non ebbe un suo grandissimo successo. Poi addirittura ci fu un album con Johnny Lee Turner, che è quello con le mani così, aspetta, come, oddio, oddio, su questi album qua mi sono poco interessato perché non mi sono mai piaciuti. Comunque, insomma, quegli album là sono per estremi amatori, fino ad arrivare a, secondo me, l'ultimo album dei Deep Purple, che è un ritorno sempre della formazione MK2. Quindi è The Butter Rages On. The Butter Rages On, ho avuto la possibilità, sono stato fortunato, pur avendo solamente 20 anni. Avevo appena finito il militare nel 93, vennero al Palaghiaccio di Marino. Questo è il mio episodio legato, che ho avuto l'opportunità di vedere la formazione MK2 prima che Blackmore lo sclerò definitivamente. E ci fu il periodo, per chi è stato fortunato, di vedere addirittura Deep Purple con Joe Satriani, che non risulta ufficialmente in nessuna pubblicazione proprio per volontà di Satriani. Quindi chi ha visto dal vivo Deep Purple con Satriani, se c'è, forse dovrebbe essere qualcosa su YouTube, non lo so, è difficile perché stiamo parlando del 93, quindi i filmati erano anche un po' difficili farli, insomma. Quindi abbiamo anche Deep Purple con Satriani, ma rimangono abbastanza misteriosi come reperti, insomma, non c'è assolutamente nulla di ufficiale con Satriani. E poi abbiamo l'ultimo chitarrista, cioè il chitarrista attuale, insomma, che ha sostituito Blackmore, che è Steve Morse. Con Steve Morse la band, insomma, un pochettino rimane stabile per tantissimo tempo, finché John Lord non ce la fa più e quindi viene sostituito anche lui, e poi morirà, diciamo, nel 2012 o 2013, mi sembra che muore John Lord, insomma. Quindi, insomma, ecco, l'ultima parte ve l'ho detta veramente proprio a grandi linee, insomma, la band ancora è attiva. Ha fatto anche altri lavori successivamente, però The Rapture of the Deep, Bananas, se ben mi ricordo, e quell'album col punto esclamativo, vabbè, insomma, comunque ho provato un po' a ascoltarli, ma ecco, mi stavo dimenticando, c'è Perpendicular con Steve Morse, che è il primo album con Steve Morse, che secondo, ecco, dopo Butter Rages On, diciamo che anche quello è un album accettabile. Poi dopo non ho più seguiti, sinceramente. E non mi hanno più convinto. Ho provato ad ascoltare i brani un pochettino anche distrattamente, però non mi hanno più convinto. Comunque, detto ciò, vi saluto a tutti. Vedo che all'ultimo siamo ritornati con 7 persone in diretta. Mi spiace di aver affrontato i Deep Purple in maniera molto sintetica, ma purtroppo le parole se ne vanno. Fra saluti, cose, le canzoni sono lunghe. D'altronde, Stairway to Heaven mi ha occupato 8 minuti, quindi se ci ho parlato un po' sopra, non dovrei avere problemi di copyright. Quindi vi saluto.
E vi aspetto alla prossima puntata, sempre che avverrà fra 2 giorni. Vediamo un po' cosa mi viene in mente da trattare. Se ritornare un po' all'heavy metal, diciamo di fine anni 90, con ampie critiche ovviamente, soprattutto per i Maiden, oppure di parlare di altre cose che mi vengono in mente. Ah, ecco, now what? Sì, now what? Sì, col punto interrogativo e il punto esclamativo. Grazie, Stefano. Mi ricordavo la copertina che era talmente stupida, veramente, con questo punto interrogativo e punto esclamativo, insomma. Oggi mi stavo risentendo un brano in maniera molto distratta così, ma non m'ha mai preso più di tanto. Prossima volta Genesis e Pink Floyd. Guarda, sui Pink Floyd te la posso approvare. Stavolta do retta a te. Ho dato retta a Luca Ravoni per quanto riguarda queste band, ho dato retta a Claudio per quanto riguarda le altre, gli Iron Maiden, insomma potrei fare una puntata sui Pink Floyd, è vero, è vero, è vero. Perché in questo periodo qua, nel 94, ecco, mai lanciato l'amo, io sono costretto a dirlo, vabbè, me l'anticipo, grazie Paolo. Per quanto riguarda i Pink Floyd, ho cominciato ad ascoltarli esattamente ai primi anni 90, insieme a loro, sempre per fare questa esplorazione all'indietro, tornando al passato, cercando le radici del rock. E i Pink Floyd, con la loro psichedelia, con il loro rock particolare, insomma, unico, anche loro hanno, come i Queen, cioè hanno inventato un genere per conto loro, non so, classificabile anche i Pink Floyd, volendo non si possono classificare, pure perché pure loro nella loro carriera hanno cambiato genere, cambiato stili, hanno fatto un po' di tutto, insomma, quindi dalle ballate, dalle canzoni cantatoriali, ai pezzi completamente folli di sperimentalismo con Syd Barrett, psichedelici degli anni 60, col primo album The Piper of the Gates of Dawn. Vabbè, insomma, la prossima volta a grande... sì, diciamo a grande richiesta, richiesta di Paolo, vabbè, parlerò di Pink Floyd. Ok ragazzi, vi saluto, io ho da fare e devo preparare da mangiare. Ciao a tutti, chi vuole mi può guardare la puntata registrata su Facebook.